Bene, l'altro giorno vi ho fatto vedere che ho fatto qui il tabasco di nonno Pietro. È una ricetta che diciamo ha poco a che fare con il tabasco, ma i risultati più o meno sono uguali come sapore. Bene, adesso lo filtriamo e lo mettiamo qui dentro, lo mettiamo nella bottiglietta che somiglia di più al tabasco. Ecco qua, che è molto denso e non scende. Lo facciamo scendere così. Ecco che piano piano scende. Questo adesso lo mettiamo di nuovo qui dentro. E qui adesso mettiamo, cerchiamo di far andare più sugo. Però è troppo denso, oppure troppo fine questo colino. Il colino è troppo fine. Quindi mi porto un cucchiaino, per favore. Questo non scende. Non scende perché è grosso, cioè, uno delle texte e non lo faccio. Sembra che non cola, però abbiamo fatto quasi mezza bottiglietta. Ecco qua. Ed ecco che abbiamo quasi riempito la bottiglietta col cucchiaino, è andata molto più veloce. E siamo a posto.
ora sì, è arrivato. Bello sal di aceto, chiaro, perché dopo il peperone è l'aceto quello che ho messo in più. Adesso lo chiudiamo e abbiamo fatto una bellissima bottiglietta di tabasco. Questa è una bottiglia di 150, mi sembra era. Abbiamo fatto anche una bellissima o bella etichetta. E così adesso possiamo gustare il nostro tabasco, mentre questo è molto più denso, molto molto più denso, no, mai denso. Infatti avete visto che non colava nella bottiglietta, non usciva dal colino. Bene, adesso lo assaggiamo subito con il nostro pollo che mia moglie ha fatto un pollo alla cacciatora, e io ci metto anche questo piccante fatto da nonno Pietro. Ecco qua. Sì, io infatti ve lo faccio vedere come ho preso. Vedi? È abbastanza buona, non eccessivo, ma è quello giusto che mangiate anche voi sicuramente, perché io mangio questo e il doppio di questo. Bene, questo allora è il nostro tabasco che abbiamo fatto. Qui abbiamo il boccale con quello più denso, e qui abbiamo fatto proprio a tipo tabasco. Bene, potete farlo, la ricetta l'ho scritta tutta quanta già nel video che ho messo già davanti ieri, e questo è soltanto l'imbottigliamento adesso che ho fatto nella bottiglietta a mo' di tabasco, mentre questo qua è quello che più denso che era prima di metterlo nella bottiglietta. Bene, se vi è piaciuto il film fatelo anche voi, il video l'ho fatto io, ho fatto invece il tabasco a chi piace il piccante, e c'ho un altro gusto da poter mettere nei cibi quanto mangiate. Bene, alla prossima, ciao.